Volevo presentarmi. Sono Will Newman. Will, un ragazzo affetto da una grave forma di fibrosi cistica, anticonformista e uno spirito libero che si rifiuta di seguire le regole perché è apparentemente stufo di combattere. È arrabbiato e il suo comportamento non è per nulla aderente alle prescrizioni mediche, nonostante l'apprensione della madre. È però un artista di talento che dietro i suoi disegni nasconde il suo lato segreto. 2 metri di distanza in ogni momento, conoscete le regole? Fammi indovinare, tu sei il tipo che non rispetta le regole così pensi di avere il controllo, mi sbaglio? Non ti sbagli. Credi che sia carino? E tu credi che sia carino? Stella, una ragazza affetta da fibrosi cistica, determinata e ottimista nel perseguire un importante obiettivo, ricevere un paio di polmoni nuovi e allungarsi la vita. È una super maniaca del controllo che non dimentica mai di prendere la medicina all'orario stabilito e niente e nessuno sembra distoglierla dal suo ambizioso traguardo. Niente ci salverà la vita, Stella. Respiriamo aria in prestito. No, io mi rifiuto di pensarlo. Posso vedere la tua terapia? E questo cos'è? Mi farei impazzire. Faremo la terapia insieme, così so che la stai seguendo veramente. Sempre in cerca di un modo per passare più tempo con me, Stella? Non dirmi che l'unica volta che ti interessa un ragazzo ha anche lui la fibrosi cistica. Sono contenta di vederti così. Così come? Ottimista. Due diciassettenni che si innamorano a prima vista, ma conoscendosi in un letto d'ospedale e costretti a restare sempre a una distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri per non rischiare di trasmettersi tra loro i batteri che potrebbero essere loro letali. Entrambi impareranno come le possibilità di stare vicini, di amarsi senza toccarsi, possano essere infinite. Non siamo ragazzi normali. Non ci capitano occasioni come questa. Per tutto questo tempo ho vissuto per fare la terapia, invece di fare la terapia per poter vivere. E io voglio vivere. Tutto quello che voglio è stare con te. Le storie di Will e Stella contribuiscono a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla fibrosi cistica. Infatti, il film è sicuramente molto scrupoloso nel raccontare la realtà medica e la vita di un malato che deve combattere contro questo invisibile male, ponendo l'attenzione soprattutto sulle numerose cure che si devono affrontare.